ci troviamo un buco e ci fermiamo per pranzo. La pista è devastante, manca ancora un sacco di chilometri. Ancora un po' di vibrazioni da sopportare per Valentino. E adesso deve dare ramato su tutto il camion. Forse basta, sai. Non riesco a capire se siamo dritti, ma va bene così. Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e bentornati qui in Botswana. Ci troviamo in questo posto abbastanza vicino alla strada principale, quella che ci sta portando in Namibia, paese dove torneremo nuovamente, probabilmente oggi, se la frontiera tutto bene. Siamo sempre in Africa, non si può mai sapere, però queste dovrebbero essere frontiere molto tranquille. Lasciamo la Botswana, davvero posto spettacolare, per ora è solo un arrivederci. Nei primi chilometri dopo essere entrati nella frontiera non sia molto diverso da qua, però dopo sappiamo che in Namibia i paesaggi cambiano drasticamente perché torneremo nuovamente nel deserto. Vediamo di qua. Mi sente solo qualche uccellino, animale? No, non credo che ne siano passati, però di notte non si sa mai quello che succede. Se non passano macchine sulla strada qua, sembra che siamo fuori dal mondo. Però ricordarci che siamo nel mondo. Ci sono i cavi elettrici. Questa mattina credo che abbia fatto più freddo del solito. Effettivamente, guardando il grafico, siamo andati a meno 8, ragazzi. Ha fatto freschino stanotte. Meno 8, insomma, tanto caldo. Questa notte è meno 8, Luce. Ma infatti io ho camicia dell'Alaska, ma non mi basta. Comunque siamo anche a 1200 metri qui nella Trans-Kalahari Corridor. Tra l'altro, questa strada si chiama proprio così. Praticamente ci ricorda dove porta. Il Kalahari è una regione grandissima. Noi abbiamo parlato del parco del Central Kalahari Game Reserve che sta qui nel centro del Botswana, ma in realtà la regione del deserto del Kalahari è molto ampia. Prende Namibia, Botswana, un pezzettino anche di Sudafrica. È veramente enorme. E questa è la Trans-Kalahari Road. Va bene, vamos? Facciamo la frontiera e usciamo dal bush e riprendiamo la Trans-Kalahari. Stare attenti alle piante come sempre. Questa è la nostra deviazioncina. Ci sono le nostre tracce e le tracce di mucche. Facciamo un bello slalom e via. Bam! Spam. Bene ragazzi, qua c'è una stazione di servizio, si chiama Diesel 24, quindi vogliamo un attimo capire. Ragazzi, ho chiesto a questo signore che fa il camionista, che tra l'altro trasporta carburanti, è del Botswana, e mi ha detto che qui costa meno rispetto che in Namibia, mi ha consigliato di fare il pieno. Tra l'altro lui trasporta carburante, sta andando a Walvis Bay a caricare il carburante per il Botswana e lo porterà a Gaborone. È bellissimo il logo di questa stazione di servizio, La famiglia di facoceri che corre con la coda alzata che sembra l'antennina della macchina radiocomandata. Bellissimo. Facciamo un bel pieno all'africana. Questo è il calzino che mettiamo sotto il tappo per evitare che si sporchi. E adesso siamo veramente vicini al confine, Ok, questo è il Mamuno Border, Monday to Sunday 24 ore, quindi questo è sempre aperto. Adesso bisogna capire noi dove dobbiamo parcheggiare. Beh, praticamente a questa frontiera ci sono quasi solo camionisti, adesso è una frontiera commerciale, d'altronde questa strada poi porta diretta a Windhoek, ma soprattutto credo a Walvis Bay, quindi accesso al mare è importante certamente per il Botswana. Bene ragazzi, è stato veloce, abbiamo solo dovuto compilare qualche fogliettino, un paio di timbri,
e via, rapido. Andiamo lato Namibia. Adesso sono arrivati un po' di turisti, quindi c'era un po' di gente, magari se arriviamo prima di loro in Namibia non è male. Qua c'è l'uscita ufficiale con Valentino, che tra l'altro è la seconda dal Botswana, perché ricordiamoci che eravamo andati alle cascate Vittoria, quindi eravamo già usciti. I timbri sul passaporto aumentano. Qui c'è lo stop, andiamo che cedo e chiedo. Ci hanno dato un fogliettino, tipo una ricevuta che abbiamo fatto tutto. Qua le frontiere sono semplici, se vi ricordate i video fino all'ingresso in Angola è tutto molto diverso, però sta controllando bene questo pochettino. E allora lasciamo per un po' il Botswana, terra di nessuno, non sappiamo, a vedere un po' la Namibia qua come sono messi. E qua ci sono un po' di camion in attesa, ragazzi, abbiamo detto, questa è una frontiera commerciale, c'è poco da fare. Ma ci sono anche turisti, che comunque è anche una via di accesso a un po' tutte le zone del Botswana, ed essendo vicino comunque a Windhoek, insomma, è comoda. We have to leave the car here? Ah, my is not a truck, it's a camper. It's not a truck. No. Qui adesso proveremo a non usare i carnè, vediamo se riusciamo, così salviamo pagine, più che altro. Bene ragazzi, abbiamo fatto tutto ed è stata più lunga del previsto lato Namibia. Se andate qualche video indietro, vi ricorderete che avevamo avuto un dubbio sulle tasse stradali, che non ci hanno fatto pagare, che pensavamo di essere stati fortunati. In realtà avevano sbagliato, non ci hanno fatto pagare le tasse, ma le dovevamo pagare. Quindi adesso è stata un po' una discussione, alla fine ce la fate pagare ora senza nessun problema, però abbiamo perso un sacco di tempo. Vabbè. Chiamato capo, il capo. Vabbè. Va bene, adesso procediamo. Quindi siamo di nuovo in Namibia. Ce l'abbiamo fatta! Ah. Welcome back to Namibia again! E c'è la fila dei camion anche lato Namibia. Ci è voluto un po' proprio anche perché c'erano tanti camionisti a pagare le tasse della strada. È un po' lunghina la situazione qua. Beh, tornati in Namibia, dobbiamo dire che il panorama è lo stesso che avevamo lato Botswana, qui nella Transkalahari Road, che qua si chiama in Namibia Transkalahari Highway. Ci sono le recinzioni, abbiamo visto sulla mappa che ci sono per almeno 50-80 km qua avanti, quindi prima non troveremo certamente nulla dove fermarci. Abbiamo perso un po' di tempo qua alla frontiera e adesso facciamo un po' di strada, ci dobbiamo anche fermare a mangiare. Ah, siamo arrivati quasi a 1500 metri, ma c'era segnato un'area di sosta e mentre ci sono i trattori che puliscono la strada ci fermiamo a mangiare. Area di sosta alla namibiana, bella pulita, ma stavo notando lì che ci deve essere un buco. Guardate, adesso qua hanno appena passato qualche macchina, hanno appena pulito, ma qua c'è un pistino di facoceri e guardate il pistino dove porta, al buco del passaggio dei facoceri. Credo che siano facoceri, hanno sfondato la prima e la seconda rete. Un pranzo veloce l'abbiamo fatto, adesso ci rimettiamo in marcia. Tutto dritto, vogliamo guidare perlomeno un altro centinaio di chilometri, iniziare a fermarci dove dovrebbero finire un po' le recinzioni, così poi magari domani arriveremo a Windhoek, vediamo, tutto da definire, così ci prepariamo a questa seconda fase della visita qua in Namibia. Questa strada è talmente dritta che a parte che non si riescono proprio a percepire le distanze, ma là in fondo ci sono anche i miraggi, non sai mai se sta arrivando un altro veicolo o se invece è solamente la rifrazione del sole sull'asfalto. Però la temperatura è rimasta fresca, e anche a quest'ora fa ancora abbastanza fresco. E qui siamo arrivati alla prima cittadina della Namibia che incontriamo, appare nel nulla, si chiama Gobabis. Ci sembra simile ad altre cittadine di frontiera che abbiamo visto qua in Namibia, come all'ingresso. Qui ci sono un sacco di negozi, centri commerciali, negozi che non riusciamo bene a capire cosa vendono, assicurazioni, banche. Qua ci sono anche due chiese.
C'è anche un po' di mercato di strada. Vendita di arance anche qua, direttamente dal contadino. Proviamo a girare in questa strada secondaria. Qua non sono ancora finite le barriere, però vediamo cosa c'è qua dietro. Strada sterrata, come tutte le strade secondarie in Namibia. Finiscono i recinti. C'è un ponte, ma è veramente stretto. È tutto cemento, quindi non ho paura che non ci regga, ma è decisamente stretto. Ci siamo lasciati il paese alle spalle e questa strada, guardando la mappa, prosegue. Va veramente in mezzo al Kalahari anche questa. Però effettivamente non ci sono più i recinti, non c'è assolutamente niente qua. Qua ci deve essere il fiume, guardate la vegetazione com'è più rigogliosa in questa zona. Qua ci deve essere un posticino per noi. Ma c'è un pistino, Dobbiamo trovare un pistino per infilarci là dietro, vicino al fiume. Questa non si può dire che sia la secondaria della secondaria della secondaria, perché questa è poco più che una traccia. Qua sono delle belle pietre. Ah sì. Ci passiamo a pela. Qua c'è un pezzo di motore. Ah. Una coppa dell'olio. Ah. Abbiamo deciso di piazzarci qua, viceversa dovremo attraversare questo fiume sabbioso e magari andare dall'altra parte, però non abbiamo troppa voglia di insabbiarci a quest'ora. Ci fermiamo qua. Ebbene, quindi, eccoci tornati in Namibia. Prima notte in questo posto che ha veramente delle belle premesse, guardate qua, tanta roba. Qui dobbiamo dire che c'è qua e là un po' di spazza, però è tutta roba vecchia. Probabilmente qua sono passati un po' di anni e ci hanno buttato un po' di spazza. Forse hanno anche provato a bruciarla, chi lo sa. Sono un po' troppe piante bruciate. Sistemiamoci un po'. Non è tanto semplice camminare qua fuori. Ci sono un sacco di piante che lasciano le spine in terra e sono veramente urticanti e pizzicano, ti si infilano ovunque. Quindi è meglio non camminare troppo qua fuori, soprattutto con le Crocs, al limite con le scarpe. Mannaggia. Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e bentornati nuovamente in Namibia. Questa notte è stata spettacolare qua, anche se da lontano abbiamo sentito come della musica, che sembra una roba incredibile. Cioè, dubito fortemente che fosse una macchina qua nelle zone a fare un mini rave. No, era come una festa lontano, non vi so dire, però qua non è passato assolutamente nessuno. Spettacolare. Guardate che posto meraviglioso. Qua forse ogni tanto passa qualcuno con qualche mucca e, come vedete, forse quel signore là in fondo passeggia cercando legna. Abbiamo capito che qua ogni tanto passa qualcuno a cercare un po' di legna da ardere. Ieri pomeriggio, prima che ci richiudessimo dentro casa, è passato un signore, ci ha salutato, è andato via. Sono stati veramente bene qua. Vediamo da quest'altra parte. Qua si vede bene il fiume. Credo che la cittadina, e forse anche da dove provenivano i rumori, sia dietro questa piccola montagna. Infatti noi abbiamo fatto un giro un po' strano per arrivare qua. Probabilmente dall'altra parte di questa montagna c'è anche la strada, però non è raggiungibile da qua. Adesso riprendiamo la nostra direzione per Windhoek, ma credo che ci fermeremo prima, perché non so se vi ricordate i nostri amici Sabine e Miki, con cui abbiamo fatto qualche pezzo di strada e che avevamo conosciuto in Marocco, a Marrakesh. Sono anche loro nella zona e forse oggi ci incontriamo. Non si può iniziare senza caffè, che richiede l'energia elettrica. Lucia ieri ha fatto anche la torta, ce ne siamo già mangiata
quasi la metà ieri sera. Sono davvero curioso di iniziare a visitare la parte sud della Namibia. Non è che ho tanta voglia di farlo con la fretta, perché questo dovrebbe essere poi l'ultimo ingresso che faremo in Namibia. Oddio, non lo sappiamo. E dobbiamo dire che la parte nord ci è piaciuta talmente tanto che sinceramente mi piacerebbe anche tornarci. Però vediamo, insomma, e bisogna anche organizzare un po' con i tempi, con la stagionalità, e quindi io credo che qua in Namibia faremo praticamente tutti i 3 mesi che avevamo a disposizione. Scaldiamo l'acqua e buttiamo il caffè. Vento freddo, ragazzi. La mattina qua scendiamo sempre sotto zero. Questa notte meno 6. Dai, fa sempre freschino. Però per noi fa veramente bene. Questo è il clima che fa per noi. Di giorno andiamo a 22, 23 gradi. Spettacolo. Qui fuori, ragazzi, bisogna stare molto attenti dove si cammina. Ci sono queste spine che sono sparse ovunque. Ti rimangono attaccate e poi dopo ti entrano dentro le scarpe, dentro le calze, i pantaloni, ovunque, ovunque. Sono incredibili ed è pieno, praticamente è cosparso da queste cose. Sembra un campo minato. Qua sembra tutto spinoso. Questa pianta ha delle spine più lunghe, ma queste sono meno un problema perché non sono sparse ovunque. Questa è un'altra pianta ancora, tutta spinosa, ma non riesco a capire qual è quella pianta spinosa che rilascia queste mine vaganti che ci sono ovunque. Anche questo piccolo cespuglio ha le sue spine, tutto spinoso, ragazzi. Qua nel deserto per sopravvivere devi avere spine. Il sole delle scarpe sono tempestate da queste spine. Così come anche le gomme. Salutiamo il nostro posticino, diciamo spinoso, però molto tranquillo. Stiamo portando via anche una spina. Ripercorriamo a ritroso questo pistino che ci ha portato qua sulle rive del fiume. Di pietre qua. Bene, ora ci aspettano circa 130 km di stradone, tutto dritto, fatto sempre un po' a schiena d'asino. Ritengo che queste strade namibiane abbiano la spiovenza veramente molto accentuata da un lato e dall'altro. Ci devi anche un po' abituare anche a questo. Direzione Windhoek, ci dovremmo fermare a una quindicina di chilometri dalla città. Noi poi alla città ci dovremmo andare non solo per fare un po' di logistica, ma anche per fare un po' di manutenzione. Manutenzione al camion, in realtà non tanto alla meccanica, fare qualche cosa, la cinghia che fischia, un po' di cosine. Ma più che altro anche a noi, dobbiamo anche fare un giretto dal dentista. Un giro di controllo ci sta. Dopo un po' che siamo partiti, a Windhoek dovremmo trovare. Eh sì, ci vuole anche quello. Un sacco di scimmie qua a bordo strada. Queste scimmie. E qua è ritornata anche la ferrovia, però non si capisce se è in uso o no. Il ponte è bello arrugginito. Siamo quasi arrivati al punto dove volevamo arrivare, dove dovremmo trovare anche i nostri amici. Però qua siamo quasi a 1850 metri, non male. Infatti sono spuntate un po' di colline e sembra che piano piano stiamo salendo ancora un po'. Colline o no, però la strada è praticamente sempre dritta. Avevo fatto 3-4 curve al massimo, quindi. Dovrebbe essere qua. Che andiamo un po'. Ma ci hanno aperto. Qua
Cosa ci hanno aperto? È un posto un po' strano, perché sembra una mezza officina, ma non si sa perché. E qua ci dovrebbe essere anche il campeggio. Qua è enorme questo posto, dov'è che dobbiamo andare? Il signore lì all'ingresso non è che ci ha spiegato molto bene dove dobbiamo andare o chi dobbiamo aspettare. I proprietari, immagino. Non è chiaro. Cosa dobbiamo fare? Sì, è qua, però è dall'altra parte. Questa è la casa di Manfred, che è il padrone, però... Sta, ma... E qui è dove dobbiamo passare? Ha detto tornare indietro e girare dietro. Tu vedi la strada, ma indietro. Ma vediamo se questa è la strada giusta. Che posto strano. Posto strano. Cioè, la si villa... Capisce bene che cos'è. La villa del proprietario è enorme. Questi che sono? Ah, è arrivato. Il proprietario ha detto seguitemi. Ecco, in effetti meglio. Non è chiaro, se no. È enorme. Questo è Manfred, dici? Non lo so, non ha detto se è Manfred, ha detto solo di seguirlo. E c'è anche la piscina. Ma la piscina mi sa che è di qualcuno che dirti. Questa poi ce l'abbiamo fatta in moto, eh. Ah! Ci sono Sabine e Michi, eccoli! Ah. Ciao! Proviamo a piazzarci qua in modo tale da avere anche lo spazio per scaricare la moto. È un campeggio un po' particolare, no, dobbiamo livellarci un po', è bello storto. E qua intanto è pronto, perché siamo arrivati tardi, si è fatta una certa e ci abbiamo anche una bella fame. Ah sì, piatto abbondante. Mi raccomando, l'abbondanza è importante. Bene ragazzi, qua abbiamo i nostri amici che devono fare anche loro un po' di lavori. A lot of work. Yes. The whole day, the whole time. Campground is work ground. Anche loro hanno un po' di danni da sistemare, tutto ciò che gli è successo nel percorso che abbiamo fatto anche noi. Dice che staranno qua un po' a sistemare, qui dietro tra l'altro c'è anche l'officina e quindi effettivamente torna comodo. Io intanto scarico la moto perché ci potrebbe tornare comodo per andare in città magari domani. Davvero tanto che non apriamo qua dietro, non ricordo neanche quando è stata l'ultima volta. Adesso inizia il solito lavoro che ogni volta che lo faccio mi ricordo che mi ero ripromesso di non riempire più così questa parte, ma invece no, è durata veramente poco questa promessa. Cioè, questa è tutta la roba che ho tirato fuori dal garage che non doveva essere nel garage. Ci sono un sacco di taniche vuote, in realtà, però alla fine anche queste le abbiamo anche riutilizzate dopo la Guinea. Le abbiamo riutilizzate in Angola, verso la Namibia, per risparmiare un po' di soldi. Bene, sistemiamo il manubrio della nostra copia replica cinese della DAX. Questo manubrio è veramente comodo, spaziale. Bene, la moto l'ho tirata fuori, ma devo dire che, a parte essere impolverata, la batteria è completamente morta. Quindi gli dovrò dare una caricata. Ahimè, credo che l'orologio di bordo sia sufficiente a far caricare la batteria dopo un po' di tempo, quindi bisognerebbe scollegarla. Dovrei mettere un bello staccabatterie qua, da qualche parte. E abbiamo una Dynavolt 12 volt 4 ampere, non è che abbiamo chissà quanta quantità di ampere a disposizione. Dovrei avere il caricabatterie. Mi sa che questa batteria è andata. Ahimè, 3.8 volt sono veramente pochi. Mi sa che qua ci siamo persi un paio di celle. Mannaggia, non è una batteria di alta qualità questa. Proverò a ricaricarlo con dell'acqua distillata e vedere che succede. Se magari il voltaggio risale un po' e magari riesco a caricarlo. Il mio caricabatterie va in blocco perché giustamente voltaggio è troppo basso. Qua dovrei avere una siringa. Tac.
problema è che questa batteria si potrebbe essere rovinata. Un tentativo non nuoce. Acqua distillata che costa tanto, sta sinkering mi sarebbe troppo rossa. Ragazzi, ho rimesso l'acqua distillata, tuttavia il voltaggio mi rimaneva troppo basso e il mio caricabatterie non ce la facevo a partire, ahimè non riesco a forzarlo, ma mi ricordavo che Miki, perché l'avevo visto l'altra volta, aveva questo bel caricabatterie che si riesce a impostare per forzare la carica in qualunque caso, in modo tale da recuperare anche batterie che possono potenzialmente essere recuperabili, e forse con questo ci sto riuscendo. Gli ho dato un'impostazione di refresh e ha iniziato a sparare 16 volt e pian piano sta abbassando il voltaggio. Ho visto qua formarsi un po' di gas, ho lasciato i tappini aperti e vediamo un po' che succede, però mi sembra che forse ce la facciamo recuperarla, speriamo. Ragazzi, qua il sole sta tramontando, questa sera mangiamo tutti insieme, stiamo preparando una griglia usando tutta la predisposizione che c'è qua, c'è pure la legna, c'è tutto, loro avevano le bistecche, le dovevano fare, quindi mangiamo insieme. Nel frattempo sto provando a ricaricare con la batteria, ma ci vorrà un po' per fare questo refresh, speriamo che funzioni. Ma volevo farvi vedere qua dietro, qui c'è una pozza d'acqua e prima abbiamo visto sgattaiolare via delle antilopi, adesso ci sono solo i tacchini, ma praticamente laggiù c'è una pozza d'acqua dove riescono ad arrivare anche gli animali. E qua c'è già tutta la predisposizione per la brace, già accesa. Qua fa freddo, Sabine e Miki sono qua da ieri, hanno detto che si muore di freddo qua la notte. Abbiamo visto già nella parte iniziale della Namibia, qua siamo anche un po' più alti, quasi 1900. Qui intanto vedo che è cambiato. Si è caricata di 1 ampere la batteria, sta ancora girando su questo refresh, si un po' si scalda, vedo crearsi il gas, esce un po' di liquido adesso che l'ho rabboccata tutta, può essere che ce la faccia, speriamo. E qua stiamo cuocendo le bistecche. Buongiorno ragazzi. Eccoci qua, ancora vicino Windhoek. Questa mattina noi non ci spostiamo, dobbiamo sistemare un po' di cose e ho ancora la batteria della moto sotto carica. Nonostante il Fronius sia andato in blocco a un certo punto, non ho riprovato ad accenderlo perché non conosco bene la configurazione, non volevo esagerare, sono riuscito a riportare la batteria a 10 volt, 10.5 con la precisione. E quindi adesso, mettendo il mio caricabatterie, effettivamente è partita la carica. Qui vedo che gli stiamo dando circa 4 ampere, la batteria è da 4 ampere, però si deve anche alzare il voltaggio, vedo che i gas qua dentro si producono, quindi effettivamente sembra che si stia caricando. Però oggi siamo qui e ci mettiamo anche a fare un po' di lavori sul resto delle cose che devo fare. Ad esempio, qua ho questa fascia di protezione che si è un po' scollata e quindi adesso la vado a rimuovere e la rincolliamo. Allora, ho bisogno di portare energia elettrica. Qua dentro ho una prolunga che mi serve, l'attacco qua così provo col Dremel a rimuovere quella parte che voglio sostituire. Proverò ad utilizzare il Dremel con questa lama. Attacco la mia vecchia prolunga qui, in modo tale che attacco il Dremel e posso rimuovere questa parte. Qui c'è una giuntura, la devo andare a tagliare, dopodiché farò la stessa cosa qua in fondo e dopo basta una spatolina per rimuoverla. Qui ho questa bella spatolozza. Intanto Lucia sta dando una sciacquata alla nostra moto, perché domani dobbiamo andare a Windhoek e dobbiamo far bella figura. Sì. Devo lavorare un po' con la spatola, tagliare il sica o il corapo, parte finale preparare poi per mettere un po' di vernice e risigillare per bene. Provo a usare questo strumento, ne ho anche uno un po' più tosto da usare con il flessibile. Sì, credo che per lavorare la parte della vetroresina vada bene perché è abbastanza delicato.
Ok, ho fatto giusto in tempo a rimuovere quel residuo di colla che c'era qua sulla parte di dietro resina e la batteria si è praticamente scaricata. È un sacco che non lo uso. Solite batterie sono comodi, però quando finisce la batteria sei a piedi. Ok, adesso provo a dare un colpetto con questa, la parte qua sotto, per avere poi la superficie giusta per rimettere un pelo di sigillante in modo tale che protegga bene la cosa che mi interessa proteggere con questa fascia. Devo lavorare con un antirugine e vernici. Sto dando una grattatina ai punti dove stava spuntando fuori un po' di ruggine, sempre sulla parte sotto il telaio. Bene, ho fatto lo stesso lavoro anche di qua sotto la porta, dove in realtà abbiamo forse un problema un po' più grosso. Ho un po' di ossidazione sotto la cornice della porta e questo è un po' un problema. In realtà a me non piace assolutamente ciò che si incolla al di sopra anziché quello che si incolla da dentro, come queste finestre, perché a fronte di questi problemi in realtà l'unica soluzione che hai è scollare la porta e lavorare in caso di infiltrazione, naturalmente. E però scollare una porta come questa è un macello, ma la stessa cosa potrebbe succedere con un gabone come questo, sarebbe quasi impossibile. Con l'incollaggio ad esempio interno di queste finestre in realtà si vede subito se c'è qualche problema ed è anche facilmente risolvibile. Questo problema adesso lo tampono un po' e poi magari con tanta pazienza andrò forse proprio a rimuovere una parte, sistemare l'ossidazione che c'è lì dietro e dopodiché terminare il lavoro. Questa cornice esterna, ma sia questa che quella dei gabboni, in realtà mi piacciono poco perché vedete tutte le sfregature che ci sono, tutti questi graffi che sono i rami, le cose che prendiamo lungo la strada, in fuoristrada soprattutto naturalmente, queste vanno a picchiare qua dove c'è la cornice e chiaramente anche la sigillatura e tutto quanto ne risente, cioè proprio lo fa. Uso un po' di questo convertitore di ruggine che avevo comprato negli Stati Uniti, che piaceva abbastanza. Lo finisco tutto, lo metto su tutte le parti che ho trattato, in particolar modo provo a spingerlo qua dentro, che con questo si riesce a passare fino in fondo. Bene, adesso questo prodotto va tolto con una spugna e dell'acqua e praticamente si riporta alla luce il metallo grezzo, come se fosse stato sabbiato. È veramente potentissimo, guardate, c'è proprio il colore dell'acciaio che c'è sotto, ed essendo un gel si riesce comunque a mettere anche nelle parti un po' più difficili. Bene ragazzi, ho usato questa vernice che ci portiamo dietro da tantissimo tempo, è gel e si può applicare direttamente sulla ruggine e io l'ho trovata sempre abbastanza resistente. Ad esempio ci ho riverniciato il supporto che avevamo fatto in Senegal e è ancora perfetto, quindi direi che anche lei sa le cose, ne ha prese. Dato che io odio veramente verniciare, non riuscivo a fare le riprese anche mentre verniciavo. Dopo aver tolto il dissolvente della ruggine, ho passato la vernice a toppe dove serviva e dopodiché potremo coprirla con la vernice del colore di Valentino, che in realtà ci abbiamo, l'abbiamo preso negli Stati Uniti. Però devo dire che a me non dispiace l'idea di lasciare le toppe, non so, sarò strano, però mi piace vedere dove ho fatto delle riparazioni, mi dà il senso della storia del viaggio, di quello che è successo. Coprire tutto è come cancellare una parte di ciò che è successo a Valentino. In parte mi dispiace un po' sempre, però non lo so, magari lo copriremo con la vernice. Ho messo queste toppe qui, lì, dove c'era un po' di ossidazione. Chiaramente io poi cerco di non lo so, allargo sempre, parto con una toppettina piccola e arrivo a verniciare tutto. Odio verniciare, veramente, è una cosa che odio. Allora, nel frattempo ho staccato la nostra batteria e in realtà sono più o meno riuscito a portarla a 11 volt, però io credo proprio che ci sia una cella che non funziona bene. Siamo a 11 volt, adesso probabilmente si abbasserà ancora un pochino. Che questa cella qui non vedo fare bolle, credo che sia andata. Non c'è molto spazio sta pedivella, deve essere un po' più larga.
fosse stato dall'altra parte se mi sono meglio. È tutto su misura, è tutto mini. Senti che sound! Che sound! Ho rimesso la batteria a 11 volt dentro la moto. Il quadro si è acceso, naturalmente non riuscivo ad avviarla, però con la pedivella sono riuscito a farla partire. È la cosa buona di avere la pedivella. Però c'è poco da fare, la batteria è andata. C'è probabilmente una cella che non funziona più bene, quindi va cambiata. Ho ingrassato un po' la catena. Naturalmente ho guardato per bene la catena e questa è assolutamente priva di qualsiasi forma di O-ring. Una clip, quindi è facilmente apribile. Non è rivettata. Però insomma questa catena non è che durerà tanto, essendo che non ha O-ring. Va bene, comunque adesso l'abbiamo un po' lubrificato. Nel frattempo che aspetto che la vernice si asciughi, che sia pronta la superficie per continuare il lavoro di sigillatura e anche di riverniciatura col colore corretto, mi è venuta in mente che posso fare una cosa così. Vi ho già parlato di questi tre strumenti che ho di ricambio, che ho capito che funzionano un po' di tempo fa. Per risolvere il mio problema all'indicatore della benzina, qui dentro ho una sonda che praticamente varia la sua resistenza a seconda se il serbatoio è vuoto o pieno, da 0 o 190 ohm. Come ho anche potuto sperimentare per il progetto che sto portando avanti sul canale Extra, questo strumento indicatore funziona con un range molto più basso, da 0 a 70-80 ohm. È una roba non tanto standard, tra l'altro. Mi è venuto in mente che posso fare è usare invece questi strumenti, che sono 0-190 ohm, che sarebbero per l'aria, e sostituirli nel mio cruscotto. Tanto visto che funzionano, per provarlo devo solamente togliere via questa resistenza. L'unica roba è che ci sarebbero le mostrine. Ammesso che funzioni, cambiarla non è che proprio così semplice, perché non ho la minima idea di come si tolga la lancetta per sostituire la mostrina, che poi è semplicemente avvitata. E siccome è una roba veramente molto delicata, mi sa che per ora limiterò a lasciare quella che c'è. Regola, se faccio lo stesso lavoro su quell'altro dovrei poterlo sostituire. Smonto rapidamente questo coso, l'ho fatto un sacco di volte. Ok, adesso lo provo, l'unica cosa è che mi aspetto che funzioni al contrario, perché questo strumento quando sono 190 ohm mi dà pieno, mentre in realtà il sensore della benzina funziona al contrario, quindi a 190 ohm dovrebbe essere il vuoto. E quindi dovrebbe funzionare al contrario, però dovrebbe essere proporzionale. A me di fatto alla fine che funziona al contrario che me frega, è solo una convenzione. È una convenzione, posso avere la mia convenzione al contrario, vediamo. Ok, intanto si è acceso. Se proporziono la lancetta siamo più o meno 80%, e il serbatoio credo che sia più o meno 80%. Credo che effettivamente funzioni questa modifica, è al contrario per convenzione. Bene, ho chiuso tutto, rifaccio il test. Niente, lo devo solo provare. Va bene, credo che per oggi facciamo pausa, domani andremo in città. Però sono già contento, perché quel lavoro a me è proprio una roba che odio. Però sono riuscito a farlo, e facendolo di mattina lo fai anche al fresco con il sole, tenta di riscaldarti. Poi dopo di pomeriggio viene più caldo. Adesso tra poco arriverà il freddo, quindi bisogna mettervi a tutto.